I riflettori di uomini e donne sono tutti puntati su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In molti scommetterebbero su un ritorno di fiamma. Ma c'è chi è già certo che da parte del cavaliere Tarantino non ci sia un reale interesse di riprendere la storia. Invece, Ida appare più raggiante che mai dopo il ritorno in studio del suo ex fidanzato. I suoi occhi e i suoi atteggiamenti fanno pensare che da parte sua ci sia ancora un grandissimo sentimento. Infatti, al contrario di lui, la Platano ha sempre sottolineato di non avere alcuna intenzione di costruire con lui. Oggi Maria De Filippi svela qual è il suo punto di vista e non è per nulla positiva su Riccardo Guarnieri. Determinati comportamenti, a detta di molti, dovrebbe evitarli visto che è chiaro a tutti che Ida potrebbe tornare a sognare in un loro ritorno. Addirittura, interviene Tini. Lei deve saperlo che tu non sei interessato. La parrucchiera bresciana, in questo caso, difende Riccardo e fa presente che lui è stato chiaro. Tina Cipollari, però, non ci sta. L'opinionista di UED è fortemente convinta che Ida sia ancora sotto un treno per il Guarnieri, che invece non avrebbe le sue stesse intenzioni. Quando si sveglierà da questo incantesimo, lei andrà ancora più sotto. Ogni tuo gesto, ogni tua parola. A questo punto, Maria manda in onda un confronto avvenuto sotto le telecamere tra Riccardo e Ida dopo la registrazione precedente a questa. Il Guarnieri continua a scherzare e, a tratti, appare anche geloso della nuova conoscenza di lei con Marco. La De Filippi, quando il filmato finisce, dice la sua sull'atteggiamento. Guarda, posso dirti che le ultime parole erano un po' fuori luogo? Cioè Riccardo, tu non sei scemo giusto? Quando giochi sul fatto dicendo, avrei giurato che Marco rimane. Non penso ci sia malizia, ma lei infatti ti chiede, perché mi parli di lui? Sottotitolo, sei geloso? Ma tu Riccardo non sei geloso, sei infastidito. Se lei uscisse con Marco proveresti fastidio È chiaro che Maria De Filippi non approvi il modo di fare di Riccardo, che starebbe giocando con Ida consapevole di non essere più interessato a lei. Non solo, è anche cosciente del fatto che lei lo sia ancora. Invece, oltre questo, la padrona di casa crede che da parte sua ci siano solo fastidio e possesso nei confronti della Platano. Infatti, gli fa notare che in altre sue conoscenze si è notato questo lato. Si riferisce al fatto che si è detto pentito di aver chiuso con Gloria, solo dopo averla vista voltare pagina. Per difendersi, il Guarnieri si dice pronto a interrompere subito questo rapporto con Ida, ma solo se fosse lei a chiederglielo. Maria è sempre più sicura che per la Platano non è ancora finita. Too much.